diventato pazzo, sono dovuto travestirmi da imitatore per riuscire a tornare in televisione. Una cosa pazzesca. C'è una cosa che succede sempre nei posti di villeggiatura, anche qui a Rimini l'ho vista. Verso sera, l'assalto alle cabine telefoniche. È vero? Cosa ridete? Che... c'è gente che c'ha schifo dei microbi. E allora prende la cornetta alla strofina come una palla. E poi parla a questa distanza qui, che spende dei miliardi che per capire, per farsi capire, cosa vuoi che capisca uno che telefona a questa distanza qui? C'era diventato. Poi c'è quello invece che cerca la cabina isolata. Da solo c'ha le telefonate lunghe da fare e non vuole nessuno. Intorno non c'è nessuno. Appena entra e tira su la cornetta, c'è già uno fuori con gli spiccioli e comincia a farli tintinnare. Fa la guerra dei nervi, lo fa tintinnare finché questo non se ne va. Oppure fa lo squalo. Che te sei lì che telefoni in un angolino, gira intorno alla cabina e te lo trovi davanti. Ti sposti in quell'altro angolino e lui è di nuovo lì. Dopo che hai fatto i quattro cantoni, ti stufi, gli passi la cornetta e gli dici me lo saluti lei che vado a casa. È una cosa. Bene, buonasera da Gianni Minà, qui al Bandiera Gialla di Rimini, benvenuti. Credo che c'è, scusate non per fare retorica, ma un ospite molto speciale. Signori, un personaggio famoso negli anni 50, famoso negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90, un uomo, una poltrona, l'onorevole Giulio Andreotti. Onorevole, è vero che qualcuno vuole mandare a casa il suo governo? Beh, cosa vuole che le dica? Credo di sì, d'altronde, come si dice, a pensar male si fa peccato, ma si indovina. Se alludi al Partito Socialista. È con indignazione che ribadisco che il Partito Socialista vuole solo il bene della nazione. E non è vero, perché siete dei prestigiatori, il Partito Radicale lo ha sempre detto, siete dei funamboli. Siete dei funamboli, dei giocolieri, dei giocatori delle tre carte, dei partitocratici. E che belle parole, gentili amici, benvenuti qui. Vi presento ora due personaggi di questa bella regione, molto simpatici, molto bravi, molto divertenti, molto eccezionali. Ebbene, gentili amici, Gigi e Andrea. Mo dai, Gigi, mo dai, mo vieni qui che dobbiamo presentare. Che dobbiamo presentare, bellezza al bagno. Mo dai, Andrea, mo dai, mo te l'ho detto mille volte, stasera mi butto. Mo stasera ti butto io sotto una macchina. A proposito, mo sai che in Italia ogni 30 secondi viene investita una persona? Mo dai, Andrea, sul serio. Mo pensa a te, questo non fa nemmeno in tempo a rialzarsi, che ripassa d'altra macchina, lo ritira su. Una cosa. Dai, Andrea, dai, presenta Guccini invece di dire queste stupidaggini. Scusate, se permettete, credo che un cantautore della mia specie, della mia razza, possa anche presentarvi da solo. Innanzitutto, grazie a tutti voi di essere venuti. Siete un bel casino. Ebbene, credo adesso che per sfatare il Guccini macabro, dopo In morte di SF, dopo Auschwitz, dopo Dio è morto, una canzone d'amore, amore sfigato naturalmente, Autogrill. Vai maestro! La ragazza dentro al banco mi scava, mi racchiò e se venava, e il sorriso la fossette dentro,
e la fa pubblicità, come dice alle pareti di quel piccolo automobile, mentre i sogni miei segreti li rompavano vieti. Sua bellezza acerba, bionda senza averne l'aria, quasi triste come fiore l'erba di scappata ferroviaria. Il silenzio era scalfito solo dalle mie chimere, che tracciavo con un dito dentro ai cerchi del bicchiere. Chiudiamo qui con l'ultimo appello. Telepatia, me l'avete visto fare in televisione con un coso. Concentratevi tutti quanti così. Ora provatevi a votare qualcun altro se ci avete il coraggio. Meglio, grazie di essere fra noi. Torna nella tua ciurmaglia.